Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Sentro, una parte di scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate che i Carnales se la stanno un po' prendendo sul personale del fatto che noi iniziamo a invadere i loro territori. E allora, continuiamo. Ti presento McManus. This is the McManus. As you see, it's fully collapsible and comes in a stately black attaché. The 18-inch cryogenically treated stainless steel bull barrel gives this rifle a guaranteed accuracy of 0.2 minute of angle at 600 yards with match-grade ammunition. With its hand-reamed chamber and match-grade trigger, the McManus is designed for the marksman who wants to reach out and touch someone at a moment's notice. I'll take it. Lovely. Duh. Would you like it gift-wrapped? No, that's okay. Great. Let me run this. Tight job on that lab, dog. We found a memo saying that Hector's meeting with the Colombians tonight. With the amount of firepower that's gonna be there, just showing up and rushing them would be suicide. Sì, immagino. Take McManus here and get to the docks. E dai, ho appena tolto quel fucile. Io mi ero preso appunto il fucile d'assalto per non portarmi ancora il cecchino dietro. When it all goes down, the first place the Colonels is gonna look is right at the Colombians. They're gonna think they got fucked bad, all right? So you should have no problem sneaking out in the confusion. Speriamo. Just the same, I'd get the fuck out of there. Who knows what could happen? Lo so, chissà cosa potrebbe accadere. Oh, dai. Ragazzi, salite con me, muovetevi. Forza che dobbiamo fare una missione importante. Ma statevene buoni tutti e due. Allora, dov'è? Un po' lontano. Dobbiamo muoverci e fare velocemente. Eccoci qua, perfetto. Trovo un modo per raggiungere il tetto vicino. E come lo raggiungo? Salendo di qua. Ecco fatto, bravo ragazzo. E i miei companion penso che non siano programmati intelligentemente per salire fin qua sopra. Finché stanno giù e magari mi danno una protezione, possono anche stare laggiù. Non mi cambia molto. L'importante è che stanno nella zona, poi il resto cambia realmente poco. Madonna, ma ho proprio i minuti contati proprio per arrivarci in questa zona. Cado da qui e è la fine. È la fine se cado. C'è da dire che sicuramente una cosa che eccelle se entro uno rispetto a molti altri è l'intelligenza, tra virgolette, artificiale dei nostri companion. Se trovano un'arma che è più forte della loro per terra, la raccolgono anche a costo di non fartela prendere a te, se la rubano loro. Ma è una cosa intelligentissima, perché metti caso che io dico, appunto, c'è il fucile di precisione a terra e io c'ho il Kalashnikov. Voglio tenermi il Kalashnikov, o contrario, voglio tenermi il fucile a pompa. E il fucile a pompa, il fucile da precisione. Il mio companion prenderà l'altra arma, quindi avrà comunque un'ottima arma e non sarà abbandonata lì a se stessa. Mentre negli altri Sentro tu devi potenziare l'arsenale dei tuoi companion per far sì che poi loro siano preparati. Certo, è comunque buono perché qualsiasi companion poi troverai avrà quell'arma e basta, per carità. Il problema poi sale nel momento in cui dici, vabbè, ma se non ho potenziato i miei companion e hanno solo pistole e mi servono armi più potenti, amen, cioè, nel senso, non l'hai fatto, sono cazzi tuoi. Ecco, questa volta cerchiamo per favore di prenderlo però il pezzo, se no dobbiamo cadere e rifarci tutto quanto. Stai abbandonando tre seguaci, sai che novità. Allora, mettiamoci qui in posizione. Aspetta che inizio le trattative, quindi uccidi Hector e i suoi tirapiedi, ok? Eccolo là. I miei companion intanto, ciao. Quale di questi è Hector però? Sarà quello sulla prima macchina, no? Guardali che c'hanno tutti... Dio mio... Allora, eccolo là, Hector. C'hanno tutti quanti i lanciarazzi. Sono tutti pazzi qui.
Io mi metterei qua. Eccolo là. Ciao Hector. Guardalo, guardalo, guardalo coi colombiani. No. Ok, 3 livelli. È un buon momento per sparargli o cosa? Io sparo. Ciao Hector. Addio Hector. È stata la migliore idea che potessi avere. Nascondermi qua. Ecco fatto. Però devo liberarmi. Non vedo nulla. Devo liberarmi di voi. Porca troia, ho fatto benissimo a nascondermi qua. Lo sapevo. Il problema è che non vedo nulla. Morto? No, che non è morto. Ora è morto. Allora, me ne rimangono solo 8. Ecco, questo mi ha preso. Incredibile ma vero. Aspetta, brutta scelta metterti là. Brutta scelta metterti dove ci sono i barilotti esplosivi, amico. Ho ancora 23 colpi e mi rimangono 6 bersagli, quindi direi che ce la possiamo fare tranquillamente. È un problema perché non vedo bene dove sono nascosti alcuni. Madonna nel pene. Allora, dove sei? Quello lì, come lo prendo? Quello, non vedo. Ah, scemo. Allora, aspetta. Non vedo. Ecco, fatto un altro. Quello lì non riesco. Aia, che dolore. Non riesco a prendere quello là. Può essere un problema la cosa. Scherzavo, l'ho preso. Ok, me ne rimangono 3. Dove siete? Non li... Eccolo lì, scherzavo. Stavo dicendo, non ti vedo. Stai buono. Morto. Me ne rimangono solo... Eccolo lì, 1. E dai. Stai fermo. Preso. E l'ultimo. Adesso appare di nuovo. Tanto devi apparire per spararmi, quindi. E dai. Oh. È una missione fra bazooka e cecchino qua. No, è troppo. Oh. È una sfida fra me e lei, signorina. Presa. Oh, alla gamba. Rovinare l'atmosfera. Ma dai. Bella idea mettere le batterie. That was a hell of a tip. No kidding. With the amount of shit we confiscated, we could have put Lopez away for the rest of his life. It don't matter. He got taken care of anyway. What do you mean? Monroe's just happy Lopez is dead. As far as he's concerned, this case is closed. Hell, if he found the guy who did this, he'd probably send him a fruit basket. Gli manda un pacco regalo. Hello. Hey, Victor. Mira, I'm in the middle of Hanno ammazzato Hector. What? What? Victor, listen to me very carefully. I don't give a fuck about the drugs. I don't give a fuck about Ojuela. What about Manuel? Mira, mujer, cállate el hocico. Who did this to my brother? What about Hector? Luz, por favor. Okay. Okay, you're right. You deal with the Saints, I'll handle the Colombians. If Manuel is behind this, yo le voy a señalar a él porque la familia López somos los más fuertes. Ah, com'è incazzato. Com'era incazzatissimo. Vabbè, c'hai ragione, gli hanno ammazzato il fratello. Ci credo anch'io. Però porca troia, cioè nel senso, questi non scherzano. I Carnales non scherzano per nulla.
E abbiamo ancora abbastanza punti rispetto. E non ho più il mio fucile, va bene. Ho ancora questo qua di precisione. Vabbè, non importa. Scendiamo da qua prima che spacco sto controller. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.